E bella a tutti ragazzi, quelli di chi vi parla. E oggi siamo qui tornati in questo mio nuovissimo video. Ragazzi, ho messo purtroppo la votazione un po' troppo tardi. Adesso vi faccio vedere cioè cosa significa quello che sto dicendo. Vuol dire che ci sono stati pochi voti. Però questi pochi voti mi hanno fatto già capire che Arma sarebbe uscita nel video di oggi, ecco, nel video che state vedendo adesso. E ragazzi, l'arma che è uscita con 19 voti è la 122. È un'arma particolare ed infatti è stata scelta apposta penso per questo, ragazzi. Stiamo parlando di un fucile d'assalto a Largon fisico al 122. Ma non è al 121 che è in Scaiabuia, no, no, è al 122 raggio solare. Un'arma in raggio solare può essere al 122, ragazzi. Il livello perfettamente così deve essere. Di livello materiale, che stelline, tutto a posto. Cos'è che è particolare? Che è fisico. E vabbè, noi abbiamo visto la versione identica a questo e stiamo parlando di quella al 130. Basta beccarla, eccola qui, dovrebbe essere questa. Guardate, eh. Allora, questa qua è quella normale al 122. Se io metto di fianco, allora, questa è quella al 122, questa è quella al 130. Non cambia nulla, guardate. Nulla. Se non i DPS in quella al 130 sono molto più alti. Ragazzi, prima di iniziare ricordo sempre, volete comprare raggio, volete comprare armi, ce l'abbiamo ragazzi, basta contattarmi su Telegram e in base ovviamente a quanto comprate ci saranno pure degli sconti, cioè degli sconti, delle cose in più. Quindi mi raccomando, su Telegram o su Instagram. Seguitemi su tutti i social, ragazzi. Sì, Instagram specialmente, ragazzi, dobbiamo farlo salire. Siamo quasi 1200 follower, sono pochissimi per noi, raga, dobbiamo salire. Link in descrizione come sempre, come Discord e Telegram, dove su Telegram e Discord potete scambiare tra di voi, ecco, quindi una cosa molto utile. Ragazzi, l'arma di oggi l'avevamo già vista comunque al 130, però è particolare perché è stata proprio craftata e al 122. È molto particolare, vabbè che è moddata che fisico non può essere, è un po' come la LMG Mercury, no? Al 106. Che non trovo più. Eccola qua, vedete? Fisico. Capite? Quindi, ragazzi, il nostro 122 è particolare come arma, non per altro, ma perché è stata craftata proprio al 122. Perché proprio al 122? Ci sta a craftare, tipo che ne so, un esempio. Vendetta di Ralph in fuoco all'82 oppure al 91, proprio particolare come armi, oppure al 122 anche lei. Vale molto di più di una al 130. Sembra strano, però perché vale di più? Uno al 122, che questo qua sta sui 1000 di raggio, contro uno fisico normale che sta sui 250-300. Proprio per questo, perché quando un'arma cra viene craftata, che ne so, la crafti al 50, ah no, al 58, facciamo un livello a caso. Al 70, al 70 la crafti, no? Al 70 in malachite, giusto? Ecco, craftata in malachite al 70, se non sbaglio, sì. Ecco. Se tu la crafti al 70 e poi la evolvi, tu non avrai mai più il progetto al 70, capite? Quindi è proprio per quello che diventa rara l'arma. Stessa cosa che hanno fatto con questa Argon. Con gli stessi perk di 1 al 130. Ma il dubbio sorge: perché è uscito prima questo e poi quello al 122? È molto strano. Perché comunque quelli craftati in giro erano solo al 100, al 130, se mi ricordo. Questo qua è stato il mio. Eh sì, questo qua è stato il mio primo e non ne ho mai avuto altri di questi. Eh sì, l'abbiamo pure usato in missione, ragazzi. Al 130 era l'unica che era uscita di versione, non era mai uscita al 122. E quindi il dubbio sarebbe, ma non è che è stata creata apposta, cioè creata per essere al 122 e non stata craftata al tempo, che comunque il valore sale anche per quel motivo, ecco, si. È particolare, è un dubbio. Io comunque la sposto. Anzi, ce l'abbiamo già una qua, ovviamente. Poi farò il cambio con quella nuova. L'andiamo a provare, andiamo a vedere un po' come si comporta in gioco. Essendo fisico, è molto difficile. È molto, diciamo, difficile che esca fisico. Proprio per questo sappiamo già che forse uscirà energia, come abbiamo già visto nel video di quella 130. Quindi ci aspettiamo veramente poco, ragazzi. Se non che.
L'unica aspettativa, l'unica cosa che dovevamo vedere alla fine era che è stata craftata in al 122, molto strana come arma. Ragazzi, ci vediamo direttamente in missione dove andremo a provare questo fucile d'assalto all'Argon Full Perk Blu fisico al 122. Ed eccoci ragazzi, eccoci qui con il nostro assalto all'Argon al 122. I perk come sono? Durevolezza, velocità di ricarica, danni da colpo alla testa, danni ai bersagli rallentati, intrappolati, aumentati del 30%, elemento fisico. Ragazzi, allora facciamo un confronto. L'elemento fisico fa più 32 danni e un elemento acqua fa più 20. Vedete che i DPS sono più alti, vabbè, in questo caso perché sono full percate le armi. Invece questo no, full perk blu. Ragazzi, spariamo un colpo al vento e vediamo un po' il. Spariamo contro un albero, farà energia, io lo so già. Energia, viste, avete visto, non so, mi avvicino così vedete. Quello è un danno energia. Vediamo contro i mostri com'è. Abbiamo 27 colpi, cerchiamo di usarli bene. Ragazzi, non c'è molto da vedere, cerchiamo di far fuori almeno due mostri piccolini. Almeno. Sono armi strane, ragazzi, sono armi strane, sicuramente nuovissime ne usciranno. Sono già sicuro che uscirà Masamune Natura, quella acqua che ne parlavamo mesi e mesi fa di quell'acqua. Vediamo un po', contro un mostro al 132, un'arma al 122, full perk blu. È fortissima. È forte, avevamo mica 30 colpi, ne abbiamo usati 9 alla fine. 9 colpi, no, meno, eravamo a 29 colpi. Abbiamo usato 8 colpi e l'arma è forte, è forte. Proviamo pure gli altri. Li utilizziamo tutti, tanto ormai. Che è successo? Ah, giusto, c'è il mostro. C'è il superstite. Allora, contro quelli acqua. Beh, non è male. Non fa tormenti, non fa tormento, come vedete. Contro uno grosso così. Vediamo quanto li abbiamo tolto. Oh, ma ne abbiamo tolto un botto. È forte quest'arma, è molto forte. No, non utilizziamola più perché questa qua non deve manco neanche. Aspetta, F. Quella lì devo mettere nell'altro deposito. Purtroppo non ho mai tempo di andarci. Caspita, raga, come arma comunque è forte. L'elemento fisico, diciamo che è solo nella scheda tecnica. In realtà non si dimostra. Manco in critico, non fa nulla in particolare. Caspita, vi immaginavate se era in realtà era doppio elemento fisico energia? E se beccavo in testa faceva sia uno che l'altro. Così il fisico si manifestava e wow, e sarebbe stata una scoperta. Avrei iniziato a urlare, ragazzi, perché è particolare come arma se era una roba del genere. Che già particolare così, non può essere al 120. Cioè, no, è molto raro avere un'arma al 122 moddata pure, capite? Quindi un progetto è stato portato su, però prima è stata craftata al 122. Chissà che esiste pure la versione al 100, un esempio, in Skyabuya. Al 100 o al 102, chi lo sa, può esistere di tutto, ragazzi. Ebbene sì. Comunque, ditemi voi cosa ne pensate di quest'arma. Avevamo già vista, però ricordatevi al 130 che sapevamo già che faceva energia. Per quello eravamo. Non ero molto sorpreso che non avrebbe fatto. E non avrebbe fatto il fisico alla fine. Ragazzi, io spero vivamente che questo comunque video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo che sarà domani e stasera in live con server privati dove andremo a giocare tutti insieme nello stesso server. Qui da Reghi è tutto, bella regà e grazie della visione.